Ciao ragazzi, siamo un'altra volta alla cucina e oggi andiamo a fare un'altra ricetta con un po' di innovazione, ma facile, buona e sana, e anche divertente, perché dobbiamo ci divertire alla cucina e imparare anche. Quindi oggi andiamo a fare una ricetta con oltre prodotto fermentato che anche voi potete sostituire per un altro che hai alla casa. In questo caso andiamo a usare la kombucha. Che cosa è la kombucha? È una bevanda asiatica a base di tè che si fermenta grazie all'azione di batteri lattici, acetici, che sono quelli che formano questa medusa che possiamo vedere qui, lieviti e microfunghi. È una bevanda che ha un sapore un po' dolce perché si fa con zucchero, anche ricorda un po' al tè quando è fatta di tè, è un po' acido, che puoi ricordare un po' alla chet. Noi in questo caso abbiamo fatto una sopra fermentazione di la kombucha per fare una roba più simile a un aceto e per fare una marinata di un sgombro. E che vogliamo fare oggi? Vogliamo fare un chicchetto, basicamente, o un pincho in spagnolo, basicamente, che è un chicchetto. È un cibo piccolo che si mangia di 2-3 morso. Quindi noi abbiamo pensato in fare una versione italiana della Gilda e anche con un po' di innovazione. Che cosa è la Gilda? Forse è il primo chicchetto che si è fatto alla Spagna, nel Paese Basco. È per onorare a Rita Hayworth nel suo film Gilda, perché loro dicevano che Rita era un po' acida, un po' piccante, quindi hanno fatto un chicchetto che era fatto di alici, olive e anche peperoncini sotto aceti. Quindi noi andiamo a fare una versione con sgombro. E prima di tutto andiamo a marinare questo sgombro e dopo presenterò i resti di ingredienti. Per questa ricetta, prima di tutto fare la marinatura 2 ore prima, e si fa con salsa di soia, un po', 2-3 cucchiaio, abbastanza di kombucha sopra fermentata o in altro caso con aceto. Anche qui abbiamo pepe nero, qui abbiamo sale e qui buccia di limone. Facile. Abbiamo preso il sgombro, lo abbiamo pulito bene 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 di tutte le spine e anche la piccola pelle che ha. Un altro giorno anche possiamo spiegare come si puliscano le pesce, no? Ad esempio un sgombro che è in stagione, perché dobbiamo mangiare frutte, pesce, verdure di stagione per aiutare ai piccoli produttori che adesso sanno il lotte contro questo tempo che sarà forse una crisi e dobbiamo li aiutare comprando, mercando dei prodotti che sanno in stagione. Quindi abbiamo già il nostro sgombro che anche abbiamo congelato tra 48 ore almeno per evitare la presenza di anisaki. Quindi abbiamo già il nostro sgombro pulito, un contenitore così più o meno per fare la marinatura, e prendiamo il nostro sgombro, va bene, lo mettiamo qui e adesso facile facile un po' di sale, un po' di pepe nero e lo mettiamo qui. Perché sto facendo questo? Per dissolvere un po' la sale e il pepe nero. Quindi mettiamo la salsa di soia, anche mettiamo la kombucha. E mettiamo la pelle buccia di limone per fare un po' di questo aroma che ha. Mescoliamo un po'. Abbiamo qui il nostro sgombro con la marinata e lasceremo
questo nel frigo durante 2 ore e dopo lo prenderemo per finire il nostro cicchetto con il sgombro marinato con la kombucha. Ciao ragazzi, va bene, andiamo a fare i nostri pomodorini semisecchi per fare il cicchetto di sgombro. Quindi io ho bene puliti più o meno 8-9 pomodorini e prima di tutto devo tagliare la parte inferiore per rimuovere la pelle di pomodorini. Quindi facciamo così una piccola croce, così, e io già ho tutto già fatto. Quindi andiamo adesso a mettere dentro di l'acqua che sta bollendo, più o meno facciamo 1 di 4 in 4 per non fermare il processo di bollizione. Quindi così, metto 4 e tra 30 secondi, un minuto più o meno, lo metteremo su acqua fredda con ghiaccio per fermare la cottura di pomodorini, perché non vogliamo dei pomodorini cotti. Va bene, quindi andiamo a prendere i ultimi pomodorini e io già ho tutto qui, è semplicemente prendere la pelle così. Guardate che facile, è un processo molto facile. E prendiamo, abbiamo un altro, e così dopo di rimuovere tutti i peli lo essiccheremo entre 70 e 100 gradi al forno. Già abbiamo i nostri pomodorini pelati e lo che ando a fare è prendere un po' di sale e mettere sopra i miei pomodorini. Faccio un po' così, che questo di mettere sale e anche per essiccare meglio i nostri pomodorini e che poi uscire l'acqua di loro. Quindi lo metto qui velocemente già con la sale. Adesso vi mostro. E così, non so se si vede, ma inizia già a uscire l'acqua grazie alla sale. Questo è un processo di osmosi. E adesso ho il forno a 50 gradi più o meno, 50-100 gradi, e lo che andrò a fare è mettere così, e quando inizia a essiccare un po' per non cuocere i miei pomodorini dentro del forno, aprire un po' per lasciare uscire il acqua, il vapore, e chi si secche. Questo processo è durante 3 ore e quando sia pronto lo metteremo il nostro olio infuso con erbe aromatiche per lasciare al frigo durante tutta la notte e domani fare il nostro cicchetto. Allora ragazzi, già abbiamo tutti gli ingredienti pronti del nostro cicchetto, con un po' di innovazione e anche con la tradizione spagnola, no? O basca in questo caso. Quindi abbiamo già pronto il nostro pane, 2 fette, una per me e l'altra per Maide, di pane integrale. Abbiamo qui dei peperoncini sott'aceto che abbiamo comprato nel supermercato. Abbiamo qui i nostri pomodorini che abbiamo fatto noi, che abbiamo essiccato noi alla nostra casa e anche marinato con un olio con erbe aromatiche che è sano italiano. Abbiamo qui olive che le abbiamo messo un po' di olio extravergine e abbiamo qui le pelle di pomodorini secche e semplicemente tagliate e per fare un polvere. E qui abbiamo una salsa, una salsina che è solamente peperoncini rosso che abbiamo arrosto al forno e dopo frullato. Facile,
lo potete fare voi alla vostra casa, e se no prendi un po' di peperoncino rosso o non metti niente. E questo è per mettere dentro delle olive. E come ultimo il nostro main ingredient, no? Che è il nostro sgombro. E questo sgombro è stato marinato 2 ore con la marinata che ho spiegato prima, e come si può vedere il colore della carne di pesce ha cambiato. Adesso è più marrone e quello è, a parte del colore della salsa di soia, è per l'azione di pH che aveva la marinata. Quindi ha cambiato la conformazione della proteina e per quello ha cambiato il colore e sembra cotto senza usare fuoco. Allora ragazzi, dopo di presentare tutti gli ingredienti andiamo a impiattare il nostro cicchetto di sgombro. Quindi, prima di tutto, che dobbiamo fare? Ripienare i nostri olive. Come? Con la nostra salsa di peperoncini, di peperoni rosso. Quindi prendiamo un po' così. Lasciamo qui. Un'altra. Facilmente, se non volete fare questo, potete non lo farlo. E comprare semplicemente le olive e dopo... senza ripieno. E va bene, una volta abbiamo già i nostri olive, lo che dobbiamo fare è tagliare il nostro sgombro. Prima di tutto voglio pulire questa zona per avere un taglio bene bello, e andiamo a fare i fette così. Andiamo a fare 4 belle fette per fare la nostra Gilda versione italiana, no? E così si può vedere, penso, come è un po' cruda al mezzo. Va bene, una volta abbiamo tutti gli ingredienti pronti, andiamo a fare il nostro cicchetto. Prima di tutto prendiamo una oliva. Puxe un po', è normale, la mettiamo così e adesso mettiamo il nostro sgombrino così, bello, grosso, mettiamo 3 peperoncini sotto aceto perché ci piace molto a noi, prendiamo un altro e finiremo con un pomodorino. L'abbiamo qui. Lo lasceremo qui e dopo lo finiremo. Ma adesso faccio un altro, perché mai voglio ante mangiare. Quindi dobbiamo fare uno per lei, no? Che adesso filmando tutto. Quindi prendiamo già velocemente, andiamo a cambiare un po'. Dobbiamo improvvisare alla cucina, raga. Cambiamo la forma per vedere se il morso è migliore o meglio, migliore. Mettiamo così, mettiamo un altro. Pomodorini semi secche. Una volta abbiamo tutto, che andiamo a fare? Prendere un po' della marinata di pomodorini così, anche sopra il pane, senza essere. E finiamo con la pelle di pomodoro, che dà colore al nostro. Quindi
così finiamo il nostro cicchetto. Gli sgombro marinato con pomodori semisecchi fatto alla casa, un po' di peperoncini sotto aceto e un pane integrale. Quindi è sano, divertente e buono, ragazzi, per fare l'aperitivo anche a casa. Ci vediamo un'altra ricetta.